Azione! Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai. Un bacio molto forte per il cinematografo. E perché non te l'ho detto mai? Anche azione! Ciao! In silenzio sulla salute. Capisci da te. Un saluto al cinematografo. Non lo sai. Quando lui si sposta dalla finestra succedeva nessuno. Saluti al cinematografo. Le parole. Dammi buoni film durante l'anno. La musica. Mauro c'ha da fare. Ma cosa avrà da fare questo Mauro? Carlo Ferreri, Evelyn Fama, una delle protagoniste del film. Cosa ha da fare questo Mauro? Il Mauro Magazzino, nome del personaggio, è il paladino buffo della meritocrazia, nel senso che lui ha due lauree, quindi è una persona discretamente intelligente, e prova a fare un dottorato di ricerca, ma viene superato da un perfetto cretino raccomandato. Per cui innesca una serie di ribellioni buffe, di nevrosi, perché anche contemporaneamente viene mollato dalla ragazza interpretata da Evelyn Fama qua al mio fianco, per cui questa serie di fallimenti esistenziali lo portano ad una ribellione contro tutto e tutti. Il tema è forte, però è trattato con grandissima leggerezza. Signora Fama, è lei? Io sono Laura, sono la fidanzata del protagonista. Come tutte le donne sento forte il peso dello scorrere del tempo, quindi non mi accontento di vivere in maniera, diciamo, onesta, e chiedo al mio fidanzato di cercare una raccomandazione per trovare una sistemazione il prima possibile. Lui non lo fa perché è una persona onesta, seria, che ci tiene a fare le cose per bene, quindi io decido di mollarlo per un avvocato un po' buffo milanese che interpreta il regista, fa un cameo, e poi vedrete la storia, perché non voglio anticiparvi niente. Enrico, Mauro c'ha da fare, lei lo ha visto? Sì, sì, no, l'ho visto, è un film che vi consiglio con tutto il calore possibile. Uscirà, bisogna seguirlo e pedinarlo, perché non è arrivato nelle grandi sale, c'è un po' di pigrizia. Ci sono degli attori molto bravi, è scritto secondo me piuttosto bene, e soprattutto è un modo per fare, raccontare una commedia che non somiglia alle altre commedie italiane, quindi non perdete. Anselma Dell'Olio l'ha vista attentamente questa. Sì, 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 molto attentamente, perché mi ha sorpreso. C'è una commedia diversa che si avvicina più a certi modelli americani attuali, tipo Judd Apatow. Abbiamo in chi pensava mai che un Alessandro De Robilan, che io conosco i suoi film drammatici, avrebbe avuto questo genio di fare una comicità alla Judd Apatow, però molto italiano, cioè senza ricalcare modelli che non siano nostri. Il protagonista molto bravo, mi ricorda alla lontana, è assolutamente originale, ma mi ricorda Steve Carell. Quindi vedi che gli stimoli per una commedia sono i più diversi. Questo poteva essere anche un film di denuncia, invece è molto meglio, perché è una commedia sulla mancanza di meritocrazia nell'Italia, che è un problema endemico che conosciamo, ma anche di un bamboccione rompiballe che con due laurea non si dà pace, vuole per forza il posto di ricercatore all'università, troppo choosy, come ha detto una volta un ministro, cioè vuole selezionare il padre, continuamente gli trova posti, non gli va mai bene niente, è un po' una favola, finisce in un modo molto divertente, però mi ha sorpreso proprio per questa originalità dello svolgimento della comicità. Sentiamo il pubblico uscita sala. Ecco. Molto carino, originale, soprattutto anche se il tema è caldo, ma trattato con molta ironia e sarcasmo, e particolare, con un finale inaspettato, direi. Il film è veramente molto molto piacevole, bravissimi gli attori, mi è sembrata ottima la regia, devo dire che anche i temi, non superficiali ma trattati con grande leggerezza. Quindi un gran bel film. Mi sono divertita tantissimo, non me l'aspettavo. È bello pure che ci sia un film siciliano che non è ovviamente banalmente sulla mafia, ma sulla vita quotidiana di un individuo. Quindi sì, mi sono divertita molto. Mauro c'ha da fare tutto il giorno. No, è stato bellissimo, delicato, sensibile, proprio emozionante.
Il film mi è piaciuto moltissimo, Mauro bravissimo, le attrici anche, la storia molto carina, insomma una storia che poteva essere tristissima è diventata invece da farsi tante risate. Mi è piaciuto molto, è un film molto intelligente, quello che ho apprezzato è, diciamo, è una storia molto diffusa in questo momento, però affrontata con molta ironia e quindi leggerezza. È nato un nuovo regista, credo che avrà successo, un film pieno di ritmo, con un'ironia molto sottile, nonostante diciamo sia stato girato in Sicilia, e in Sicilia spesso si cade sui vecchi temi, invece veramente un gran bel film. La frutta lontana dai maschi, l'acqua è più cristallina. Ornella Sgroi, le è piaciuto questo film? Brevemente, Ornella. Ah sì, è una commedia veramente curiosissima, è molto divertente, ci sono delle intuizioni davvero brillanti. In effetti, tra l'altro, la cosa che mi ha colpito è che la commedia usa il tema dell'ironia, però anche in chiave in un certo senso tragicomica, perché racconta proprio questa frustrazione del non potere fare, però con un pizzico di indole nulla facente, anche se poi la verità è che il protagonista si rifiuta di andare a fare mestieri che magari non si adeguano al sacrificio fatto per gli studi intrapresi in tanti anni di lavoro e di studio all'università. Quindi insomma c'è tanto materiale, anche i protagonisti sono tutti scoppiettanti, all'altezza dei personaggi caratterizzati bene. Un regista, per quanto riguarda due attori, l'uscita di un film, Carlo Ferreri e Evelyn Fama. Sì, c'è onestamente una certa ansia sia per l'accoglienza e la percezione proprio emozionale del pubblico in sala, ma anche per il giudizio dei critici che scrivono e insomma parlano del film in maniera anche tecnica e con grande cognizione di causa, per cui sì, non nascondo che c'è una certa ansia. Evelyn? Confermo, le stesse cose, identiche.